Ciao a tutti ragazzi, sono Sgragarro e bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone. E il mazzo che vi porto oggi è un mazzo che ho portato già in precedenza, pre-espansione. Uno degli ultimi mazzi che ho portato prima che uscisse Kobold and Catacombs. E avevo sostenuto che dell'archetipo era il peggiore. Sto parlando di Jade Rogue. Jade Rogue, quando ve l'ho portato, ve lo portai insieme agli altri Jade archetipi di druido e shaman, e avevo chiaramente detto che a mio avviso la versione del rogue era la più debole, visto che aveva i jade più deboli. Parere mio ovviamente, ma penso che anche altre persone lo pensano, visto che jade rogue nelle ladder se ne è sempre visti molto poco, invece qualche jade shaman si vedeva qua e là. Jade druid ovviamente sapete che è giocato ancora adesso tranquillamente, quindi si capisce a priori che è il migliore Jade che c'era. Comunque questa espansione qua ha dato qualche carta in più, non Jade, ma che può aiutare l'archetipo Jade. Il mazzo è questo qua, Jade Rattle Rogue, come potete capire gioca tanti Death Rattle. Cosa abbiamo come aggiunta? Innanzitutto i Corridor Creeper. Non sono Death Rattle, ma sono di 0 mana 5-5, quindi sono forti. Ma se andiamo a vedere le carte che ha guadagnato questo mazzo, cioè la Plated Beetle, che comunque è un 2 mana 2-3 Death Rattle, che ti dà armor, quindi ti aiuta un pochettino a recuperare vita. Poi abbiamo gli Elven Minstrel, 4 mana pesca 2 carte, si sa è forte. Poi abbiamo i Carnivorous Cube. Carnivorous Cube è una carta in questo mazzo molto forte, perché andando a triggerare ad esempio il Jade Swarmer ti può portare avanti la meccanica Jade ancora di più di quello che potevi fare prima. Prima possiamo dire che c'era una carta che poteva fare una cosa simile, che era lei, la Shadowcaster, perché comunque castavi Shadowcaster sui tuoi o Jade Swarm o sui spiriti o su Aya stessa e potevi rifare la giocata. Però il Carnivorous Cube ti dà un Death Rattle in più, che vi spiegherò tra poco perché, e vi dà altre due unità di quell'unità che avete divorato in quell'istante. E l'utilità di tutti questi Death Rattle è per questa, la Lesser Onyx Spellstone, che dice: distruggi un random minion, enemy minion, gioca 3 Death Rattle per upgradarla. Come potete vedere questo mazzo qua ha tanti Death Rattle, quindi upgradarla non è così difficile. E avere una Spellstone che per 5 mana può distruggere 3 minion non è per niente male, considerando che quello che c'è adesso è molto aggro tempo e control ce n'è ben poco, c'è soltanto control warlock. Cioè in realtà c'è anche Big Priest. Però effettivamente contro Big Priest, ci pensate, questa Onyx Spellstone è forte, perché tipo fa la sua Spellstone, resta 3 minion, 4, comunque se gliene porti via 3 e non è malvagio come cosa. È una rimozione che non è da scherzarci sopra. Poi ovviamente c'è la classica Vile Spine, che è una rimozione sempre in più, che schifo non fa. E per finire abbiamo il classico Nozot, perché non riportare tutti i minion distrutti in campo alla fine. È una win condition, se così vogliamo dire. Comunque il mazzo è semi-stabile, l'ho provato un pochettino, ci ho fatto 2-3, non mi ricordo. Sono un 50-50 di percentuale tra win e loss. Però è qualcosa da testare di nuovo, perché sennò se vogliamo giocare quello che è più forte ci mettiamo in ladder, giochiamo Aggro Paladin oppure giochiamo Highlander Priest o Tempo Priest, quei mazzi là, e vai avanti con quello. Però noi vogliamo cambiare, provare qualcosa di nuovo, qualcosa di un pochettino diverso da smovimentare questa ladder. Quindi andiamo subito a, vorrei dire testare il mazzo, ma in realtà dico andare a prendere schiaffi, è più veritiera come cosa. Aggro Paladin! Perché è sicuramente un aggro. I control non esistono più. Allora, teniamoci la Mistress of Mixture, che ci aiuterà un pochettino inizio. Che bella mano. Che bella mano! E Nozot di nuovo in mano, perfetto. Trust me. Tipo ne gioco, di roba sotto il 3 di mana, dal 3 mana in giù. Però peschiamo quella sopra il 5 perché ci piace di più. Contro aggro è più facile, cioè gli rendiamo la vita più facile, perché sarebbe difficile, vedete? Justice is mine.
beata pazienza. Mi piace pescare un Jizzwormer, non chiedo tanto, eh. Vi giuro che non chiedo tanto. Rallying Blade? Mallet! There once was a man from Gilneas. Ce la teniamo per ora, perché buttarla giù adesso non serve a niente, visto che tradda free. E non recupera niente di vita. È un lupo. Bau bau. Backstab, per piacere. No, eh. Plated Beetle mi piace. Morvita. Morvita. Prossimo turno andremo di Mistress più Elven Minstrel e quello Tradda. Nova Face. Visto che quello là è parecchio pericoloso, ce lo leviamo subito. Quindi il prossimo turno possiamo fare lei più Ministrello, mini soprattutto. Corridor Creeper. Ok, siamo messi a... non dico bene, però... siamo messi abbastanza giocabile, ecco. Ok, ok. No. Vabbè, uguale. Quindi qua recuperiamo un po' di vita, un po' d'armor. Il prossimo turno probabilmente il Carnivorous Cube lo tirerò sul... sul Plated Beetle. Dannazione. Gli abbiamo fatto pescare tre... che ansia. Facing the Blaze. Facciamo questo qua. Questo qua. Poi facciamo questo qua. Facciamo così, teniamoci ancora la Mistress. Facciamo così. Questo qua lo tiriamo qua. Poi cubizziamo questo. E leviamo così. Almeno adesso abbiamo un pochettino di roba. Al prossimo turno possiamo fare Undersea Caster e Vile Spine Slayer. Ok. Non è più ok. Dannazione. Codesta è buona adesso. Puliamo un po' di board. Qua l'obiettivo è Nozot che ci aiuta a vincere dopo, forse. Tutto perché riusciamo a stabilizzarci un po' con la vita. Forse. Angoro belong to the Titans. Ok. Più tardi potevi arrivare, te, eh? You want my okay. C'è anche questa, la tiriamo qua o è uguale alla fine? Possiamo pulire tutto? Sì. Facciamo così. Facciamo pack, pack, pack. E il prossimo turno c'è Nozot the Corruptor che ci dovrebbe far vincere la partita, almeno. Croccio le dita. Incrocio le dita veramente, perché c'è bisogno di incrociarle. Aiuto. Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty.
Reporting for duty. Che divertimento, eh. Allora, consecration. Buono. Ho preso proprio la carta che volevo, ragazzi. I taste the essence of your soul. Guarda, secondo me recupero un po' troppa vita per il danno che puoi farmi, però. Per giunta riusciamo a predare, vero? Sì. Guarda, puoi andare face quanto vuoi, ma... tutto face, come vabbè, si sapeva. Io mi vado a recuperare così subito 8 di vita. Allora, prima facciamo magari questo qua. Vabbè, te ironicamente fai poco meno schifo del normale. Ok. Tac, tac. C'han questo. Caliamo qui. Caliamo qui. Uno, due, tre, quattro. E così. Ok. Penso che non abbia più il danno per potermi killare. Penso che non ce la possa più fare in assoluto. Ci sono troppi scarabei qua per poterglielo permettere. E... strano che vinco sempre con te palla di nagro. Ma va bene lo stesso. Un altro Priest senza nome. A quanto pare i Priest non vogliono essere blastati. Allora, leviamo codesta roba, teniamo codesta roba. Com'è difficile questo gioco quando va così. No, gli ho dato il target di Potion of Madness. Vedete, giocata pessima. Concedo già, guardate. Non ho voglia di giocarla sta partita. Ah, mi odio per questo errore che ho fatto adesso. Errore mio, ma non l'avrei comunque potuto vincere sta partita. Un rogue contro rogue. Hai. None can escape my fury. Questa novità di Early Games. Ma la tengo tutta, ma la tengo. Una magia. Peccato che non ho mai pescato una spellstone che sia una. Veramente non ho mai pescato una primo turno. Da upgradare. Assurdo. Cioè di base, come statline base che spacca uno fa schifio. Ma già quando spacca due è meglio. Poi non riesco mai ad upgradarla quella dannata spell. Oh, mai. Ma mai, mai, mai. Fa veramente strano vedere tutte queste cose qua, eh. Non ci sono abituato. Vediamo se sarà un Miracle Mill Kingsbane Rogue. Un King Mill Rogue, come si chiama. È veramente quello. E qua il problema è che può farmi tanto di quel danno se vuole che la metà basta.
Kingsman Deadly Poison, subito. Bam bam. E quelli sono già 9 danni, eh. Però non li fa perché giustamente non serve. Draw a card. Draw a card è sempre buono. Punto che... c'ho troppa roba, devo cominciare a levarmi roba dalla mano. Se no mi fa millare. Diamine. Non è che per sbaglio fa Hero Power, no, eh. Purtroppo no. Adesso, il prossimo turno, io distinto, calerò il Kobold Illusionist. E quello che voi potrete tranquillamente vedere è che mi farà... mi prenderà tipo lui. O Thanos, peggio ancora. Vediamo un pochettino cosa mi fa prendere in mano adesso. Cioè, cosa mi copia. Pare quante carte ho in mano io? 7. Quello è un sap. Ok. The end is coming! The end is coming? Veramente? No, come fai a averne sempre due in mano? Su! Ok. Monsters behind you. Mi fa ridere sta carta. Facciamo così. Dai, ma c'è... dai, Shadow Step. Ora mi fa millare Nozot. Guardate, mi metto qua e me la godo, eh. Guardate, Nozot. No? No, ok. Ah, quello lì è un... questo affare qua è... come si chiama? Quella spella... quella lì è un cheat death. Guardate, eh. Bene, sì. In realtà non avrei neanche dovuto toccare con l'arma. Thank you, non te lo posso levare. Thank you. Yeah. Un altro Shadow Step. Vanish. Che noia. Sei preso in mano, vero? Io continuerò a millare all'infinito. E questa, ragazzi, è un'altra partita che perderò. Che bello. Monsters behind you. Monsters behind you. Buttiamo uscire un backstab perché sennò ci fa millare di nuovo. Appunto, lui sta cercando il Leeching Poison perché quell'arma la farà diventare enorme. Io non gli farò più niente. Però non abbiamo ancora millato Nozotte. È già un passo avanti. There once was a man from Gilneas. No? Oh, meno male. Meno male l'abbiamo pescato, Nozot. Forse abbiamo ancora una possibilità, ragazzi. Forse. Un altro cheat death. My mother does love this face. E tutto ciò è molto pericoloso, perché io non so come fargli tutti questi danni. Non lo so.
Io onestamente gli butto giù tutti. Facciamo così. Pensiamo. Abbiamo uno Shadow Step Tarocco. Che ci otterremo per Nozot dopo, se ci arriviamo. Quindi direi di fare... facciamo così. Allora, l'arma... se la utilizza non ha più Cavern Shiny Finder. Ha usato entrambi Cold Light Oracle. E può essere che il Leeching Poison sia ancora qua dentro. Dimenticavo dell'esistenza di quella carta. Dimenticavo dell'esistenza di quella carta. Vanish was a man from Vilnius. Speriamo che non abbia anche Blade Flurry, che sia sempre qua dentro. Per giunta, ironicamente, in caso qua ci levasse tutto, non so se andrà a farlo, perché se ha Vanish, questo mi torna in mano. Vanish ora? Yes! Ha usato entrambi Vanish! Ouch! Ok, e qua anche se fa... come si chiama? Blade Flurry ci trovano in campo tutti i vari Jade e Affinity Vanish. E la cosa mi piace parecchio. Ok, non pensavo avesse un altro di questo, onestamente. Da notare che sono le ultime carte le mie Spellstone. Non male, eh? Forti le Spellstone! Un sub che va su di lei. No, Nozot è morto. E ora? Ok. Ah, dimenticavo che ho quella carta che si chiama Evasion. Si scopre che l'ultima carta del mazzo è Evasion. Sarebbe divertente come cosa. Leeching. Ed ecco Evasion, ragazzi. Ouch. Allora, visto che questo qua è un Evasion, gli facciamo danni con la cosa più grossa. Ok. Dato che sappiamo che quello è un Evasion, cioè dato che questo qua adesso deve schiattare in tutti i modi possibili. 10 carte in mano. Facciamo così. Non parla. Ok. Qua può avere Blade Flurry. Però perde della roba che tira in campo. Perché l'arma non la può recuperare in nessun modo. Ma ora che ci penso c'ha anche Valyra. Che pioverà in campo adesso. Guardate, Valyra in 3, 2, 1. Vi fa per forza Valyra. O c'è quella o hai perso. Però quella ce l'hai per... Interessante. Guarda, o è Valyra o è Valyra. Ecco, la mia unica paura qua adesso è che per sbaglio... Belle quelle carte là. Che per sbaglio abbia un altro Blade Flurry. In quel caso là avrei perso la partita.
Quindi noi facciamo così. You wanna buy a funnel cake? You wanna buy a funnel cake? Ok, e speriamo per il meglio. Lui con l'arma recupera 7 di vita, quindi andrebbe a 25. Io sulla board ho più di 25 danni, mi auguro. There once was a man from Gilness. There once was a man from Gilness. Ok. Ah, ok, infatti. abbiamo vinto un'altra partita. Wow, dopo averne perse 4 di fila. Tornando sulla decklist, molto velocemente, che sono stufo di giocare questo aborto di mazzo. Niente, ragazzi, non lo so. Jade Rattle Rogue non mi dice assolutamente niente. Ste spellstone qua, vabbè, non le ho mai pescate, perché avete visto le partite, non sono mai salite in mano sta cacchio di carta. Alla fine, levandoci i cubi come ho fatto poco fa, cambia poco e niente. Abbiamo aggiunto i menestrelli e... dov'è? Il Kobo di Illusionist. Non ce la può fare minimamente regge nessun mazzo. Ma... le partite che ho vinto sono state un puro caso. Quindi, purtroppo, non penso che questo mazzo qua possa avere un futuro. Poi magari buildato in maniera diversa potrebbe funzionare, ma personalmente non penso proprio ce la possa fare. Quindi... bocciato totalmente. Comunque ragazzi, io adesso vi saluto. Ricordatevi che oggi esce, sì, per oggi, per voi è oggi, esce la Tavern Brawl, che se non sbaglio darà 3 pacchetti di Kobold and Catacombs. Quindi ricordatevi di farla, perché è il loro regalo, è il regalo di Natale della Blizzard. Quindi ricordatevi di farla, perché 3 pacchetti sono sempre 3 pacchetti. Quindi non craftate niente oggi, aspettate domani. Non funziona così. In realtà non craftate nulla adesso mentre vedete il video. Aspettate tra un po' che esce la Tavern Brawl, così poi sbustate e poi alla peggio craftate. Comunque ragazzi, grazie ancora per avermi seguito anche oggi. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, spolliciate il più che potete. Seguite anche la mia pagina Facebook, visto che c'è anche quella. E ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi. Ciao ciao.